Grazie. Sull'Europa voglio solo dire che al di là del non ancora posizione apicale delle donne, però per esempio all'interno della Commissione e in generale devo dire che paragonata ad alcuni paesi, l'Europa, il Consiglio d'Europa, la Corte dei diritti umani, eccetera, sono stati sempre più amici delle donne che alcuni paesi nazionali. Niente è perfetto, evidentemente, potevano fare di più, intanto non hanno fatto di meno e quindi vediamo di costruire da lì per andare avanti. La seconda questione è che c'è un risveglio anche in Europa. Io credo che l'elezione per la prima volta della Presidente della Slovacchia, Kurtova, sia un bel segnale. Noi dell'ALDE abbiamo cercato di dare un segnale in questa direzione perché il team candidabile all'elezione europea di 7 persone, sono 5 donne e 2 uomini che si sentono un po' a disagio, ma se ne faranno una ragione. È una situazione che noi stessi abbiamo visto totalmente tante volte, che se ne faranno una ragione anche loro. E quindi comunque non è una cosa che si otterrà dall'oggi al domani, nessuna di noi è così marziana da immaginarlo, ma è un percorso che va costruito, non perché le donne siano migliori, fatemelo ripetere una volta ancora, ma semplicemente perché ci sono la grande maggioranza delle persone, poi quando sono stronzo sono stronzo, non è che normalmente senza mediocrità, cioè quando lo sono super. L'altra cosa che volevo dire, che io insisto molto, è che non è... Che è successo? Ti guardo, è sempre così, non puoi guardarla perché non ti guardo, ma come sempre. Va bene, ho capito, guarda. L'altra cosa che volevo dire, che su cui io insisto sempre molto, è che chiunque abbia incarichi di responsabilità al femminile non è obbligatorio che si occupi delle donne. Io veramente su questo ci tengo molto, non perché, cioè, vorrebbe dire occuparsi di una minoranza. Viva Dio, non siamo una minoranza, siamo trattate come una minoranza, ma non siamo una minoranza. Però va benissimo che facciano l'astronauti, facciano quello che vogliono, e non condizioniamole anche noi a dire poiché siete donne, siete state elette donne, occupatevi delle donne.